dalle mie parti, a Napoli, l'educazione vuole che si aspetti un avanti prima di entrare. Perché non l'avete detto? Non ho avuto il tempo. Noi in Sicilia siamo più veloci. Troppo veloci. Ma lo sapete che Ragioniera Patò è uno dei migliori interpreti del mortorio? Delegato, mio marito non ha fatto ritorno a casa. Oh! Dovete sprofondare nel sottopalco vestito da Giuda. Attendo una pronta soluzione della misteriosa scomparsa. Carabinieri e polizia insieme per Patò. Cade lo feto, se ne fuori, i benigni si scandano, si spagnano, se ne fuori, si schiaffiare. Gentilissima signora, vi ringraziamo, noi ce ne andiamo. Tutti gli portano rispetto a mio marito. Che gli sarà potuto succedere? Si chiama Calogero Perrella, è un capo mafia. Questa è una storia di pura fantasia. È un affronto a mia, alla mia onestà! Perché sia ben chiaro, di abusi di potere, di omertà, di coscienze macchiate, nella storia d'Italia non c'è traccia. Nel caso di Patò, la parola scomparsa va sostituita con la parola sparizione. Scomparsa, sparizione? E minchia, bella via, dopo 2 settimane di indagine, stiamo ancora a discutere di sinonimi e contrari. Non so, non mi ritrovano mia nipote! Ma pure dalla banca mi vanno a perdere tempo! Se volete che le vostre teste non saltino, controllate meglio il vostro rapporto. Meno fantasia! Ma come avete potuto pensare addirittura a ricostruire una cosa simile? Ma io le mando tutte al convino, a sparare in merda! Che fine ha fatto Patò? Io lo so, ma voi non dovete chiederlo a me. Piuttosto andate al cinema, è lì che stanno indagando. La scomparsa di Patò, al cinema. Patò, Spirò.